un evento a cui la Starfishing non poteva mancare qui al Lago di Ledro, perché oggi 16-17 c'è la gara alla montatrice. Giusto Marco, una gara che ha 32 anni di storia. Poi tra l'altro Marco, nostro grande amico, che ci racconti un po' allora come sarà lo sviluppo di questa gara. Vedo già diversi partecipanti che stanno arrivando. Sì, noi da 32 anni facciamo questo trofeo in memoria sempre alla famiglia Novali. E la famiglia Novali è rimasta nel cuore da parte tua. Sì, ma da parte mia anche da parte di Pier Giorgio, perché realmente dal nonno Vittorio alla nonna Mariana, al papà di Aldo Sergio, alla zia di Sergio, la Vittoria, e anche l'altro zio Ettore, che era un grande pescatore anche Ettore. E quindi per noi la famiglia Novali è la seconda famiglia, perché sicuramente siamo come la... facciamo parte della loro famiglia, perché veramente per noi sono stati delle grandi persone. Pier Giorgio, invece te oggi, in qualità di pescatore. Sì, in qualità di pescatore e organizzatore, assieme a Marco, noi questa gara proprio vediamo che ci sono ancora tanti appassionati, per fortuna un 30-35 equipaggi ci sono sempre, volte tre naturalmente, cioè ogni equipaggio ci sono tre pescatori. Appassiona, speriamo, il tempo ci sta aiutando, speriamo che si prenda anche qualcosa. Domani fai 30 equipaggi per 3, insomma 90 per 90, 100 pescatori. Ci stiamo già divertendo qua adesso. E non dire a noi quanto piace, perché esatto. Noi organizzatori insieme all'Aldo, sicuramente avere tante imbarcazioni è il risultato della manifestazione. Infatti non potevo non presentare Aldo qua alla mia destra, il proprietario dell'hotel Mezzolago, da diversi anni, anzi da generazioni che gestite questa invidiabile struttura sul lago. Sì, io sono la quarta generazione. E questa gara di pesca, che ormai è giunta al 32esimo anno, è nata per volontà di due amici della mia famiglia, Pier Giorgio Lunelli e Marco Faes, con lo scopo di ricordare un gruppo di pescatori storici che hanno frequentato e pescato sul lago di Ledro, a partire da mio nonno Vittorio, pescatore professionista, e una serie di amici che purtroppo non ci sono più, ma che noi abbiamo voluto ricordare e viva la memoria con questa manifestazione. È partita come un gruppo di amici ristretto, per arrivare, appunto, come diceva Pier Giorgio, a avere dei numeri di tutta importanza, circa 100-120 pescatori. Perfetto Aldo, penso che hai saputo dare una definizione ideale per questo grande evento e per ricordare anche la memoria, la gente che era presente sul lago diversi anni fa. Per cui intanto procediamo, andiamo a vedere poi altri equipaggi durante la giornata. Domani ci sarà la gara, per cui tutti sul canale, tutti su Starfishing TV. Sono le 8 del mattino e tutto pronto qua al Lago di Ledro per questa entusiasmante gara. Bei pescatori. Ieri sera ci siamo divertiti, giusto Davide? Davide è qua con noi per seguire oggi la parte da terra, diciamo, fare il giro di questo bellissimo lago a terra con Oleg. Sì, giro con lui, spiegheremo un po' che tipo di pesce verrà pescato, le attrezzature, la profondità del lago, tutte le cose.
Benissimo, per cui ci vediamo intorno al lago con Davide Sichirollo. Intanto la lancia dei pompieri è già qua per noi, per la Starfishing TV. Subito in barca, andiamo a vedere un po' cosa succede, giusto? Andiamo avanti. Andiamo avanti, è il capitano. Il capitano. Con l'imbarcazione dei vigili del fuoco stiamo adesso in questo momento girando col lago, andando a vedere i vari pescatori che già dal giorno prima sono andati a identificarsi la zona di pesca. Ieri bellissima giornata all'incontro con il grande Faes, Marco e Aldo, che hanno ospitato la Starfishing TV presso l'hotel Mezzo Lago. Tempo completamente cambiato questa domenica, oggi 17 novembre. Prevedono anche delle precipitazioni nevose e speriamo che comunque la giornata si mantenga. Più di 35 le imbarcazioni presenti sul lago oggi, con equipaggi a tre. E qui è proprio una gara dove l'equipaggio conta, come una singola persona, sono in tre che pescano. Poi c'è Davide Sichirollo sulla sponda del lago che andrà appunto a raccontare un po' che tipo di martimetrie ci sono, che tipo di pesci si possono insediare nel lago di Ledro, e poi andremo, speriamo, di tirare fuori una bella bottatrice, la bosa, come dicono loro. Starfishing TV, sempre sul canale. Stiamo facendo il giro del lago con i vigili del fuoco e Davide Sichirollo si trova invece sulle sponde. Passiamo subito la parola a lui per le informazioni sul lago. Grazie Alex, come detto prima siamo qui al lago di Ledro nel Trentino meridionale, al confine con la Lombardia. Il lago è situato a 650 metri di altitudine circa. E siamo qui per assistere a una gara di pesca della bottatrice. Non è un pesce italiano, è un pesce importato. E questo pesce è un pesce un po' strano, diciamo che ha la forma di un girino allungato, testa grossa con barbigli e coda affusolata. Durante l'inverno viene verso riva per riprodursi, allora è il momento più propizio per pescarlo. Viene pescato con una tecnica di pesca a fondo, con dei piccoli saltarelli, e come esca vengono usati o dei vermi o dei pesciolini o delle interiora di pollo. Il momento non è molto propizio perché durante questa gara vediamo che le catture sono per il momento assenti, ma noi siamo fiduciosi e vediamo se qualche pesce verrà fuori. Ecco, ringraziamo nuovamente i Vigili del Fuoco ed esattamente nella persona di Pietro Pellegrini, vice comandante dei Vigili del Fuoco. Le vostre attività qua sul lago, cosa può succedere, diciamo? Ma noi facciamo supporto se succedono incidenti o problemi, se vengono i sommozzatori o se c'è da aiutare qualcuno in difficoltà, e poi si fa servizio di prevenzione quando ci sono manifestazioni sportive o eventi sul lago. È un bel lago, poi vedo anche tenuto molto bene, c'è sempre un occhio di riguardo anche, penso, dai vostri poi colleghi guardie forestali. Sì, sì, il lago per la valle è un fiore all'occhiello, allora viene salvaguardato il più possibile. Vi è mai capitato di trovare un pescatore in difficoltà dove dover effettuare un intervento per un pescatore? Ma i pescatori è difficile perché bene o male è gente che sa cosa fare. Sono più che altro durante il periodo turistico, che ci sono tante persone, allora può capitare che qualcuno abbia difficoltà. Però niente di robe eclatanti, diciamo. Cioè, ci sono a volte delle barzellette sui pescatori che gli cade il motore in acqua, no, e queste cose, se che devono essere venuti a prendere poi, no?
No, no, benissimo. Allora intanto ringraziamo il vicecomandante della Valle di Ledro, no? Del Vigili del Fuoco, sì, oppure è come... È il corpo di Pieve di Ledro, qua, uh-huh. Del Mezzolago. Benissimo, sono 18 componenti loro, mi diceva all'incirca, che fanno un po' di attività multiple, sia sul lago che poi incendi eventualmente, sì, sì. Un po' di tutto quanto. Sempre sul canale, con i Vigili del Fuoco, Pieve di Ledro. Chiaramente dai laghi di Mantova, sì. Luca, giusto? Laghi, sì, di, sì, Mantova, sì, perché Mantova. I laghi di Mantova sono spettacolari, una riserva è pazzesca, siluri a volontà, però qua oggi per la bottatrice, sì, giusto? Esatto, qua oggi per la bottatrice. Sono molti anni che vengo qua sul lago di Ledro, fin da piccolo, da proprio età piccolissimo. E quest'anno è andata male, non si è preso praticamente niente. Però lì è importante la compagnia, dai. Sì, beh, la compagnia è spettacolare, amici da più di 30 anni. Però è andata male, veramente, male. Tutto bello però intanto. Tutto bello. Ok. Sempre sul canale Starfishing. Grazie Luca. Sulle battute conclusive di questa giornata indimenticabile sul lago di Ledro alla Bosa. Allora, com'è andata qua? Guarda, questa mattinata è stato un disastro veramente, perché abbiamo girato tutti sui nostri posti dove gli altri anni si prendeva qualcosa. Quest'anno neanche un pesce, neanche un tocco, niente. Mi sembra una cosa impossibile, una cosa del genere. Secondo te, Marco, dici che è il tempo, oppure potrebbero essere anche un cambiamento dell'acqua, probabilmente? Probabilmente, sicuramente è un cambiamento dell'acqua, perché è impossibile che nemmeno una bottatrice si possa pescare. È impossibile veramente, o che c'è qualcosa nell'acqua, come è successo nel lago d'Idro, o che non si arriva a capire la motivazione. Comunque sempre controlli da parte dell'ente provinciale delle acque c'è sempre? Sempre, il controllo delle analisi dell'acqua viene sempre fatto. Abbiamo avuto un paio d'anni qua quella famosa alga rossa, che è una cosa che non era mai successo. Che non sia quella motivazione lì, non sappiamo, ma io penso che, non lo so, probabilmente può essere un ciclo anche che... Comunque diciamo, oggi è stata comunque una bella giornata, che in compagnia di tutti, vecchi amici, nuovi pescatori. Sicuramente, gli amici, è un piacere trovarsi qua da tanti anni su questo lago, speriamo che il prossimo anno sia una cambi qualcosa, insomma, io lo spero e ci credo. Comunque la festa non è finita qua, ci sarà poi comunque la premiazione, tutti gli amici a pranzo. Sicuramente. Un'emozione anche questa. È un'emozione grande, perché la famiglia Novali, che ci ospita sempre qua a questa manifestazione, per noi è un piacere, è una giornata di gioia. Ma l'ha tirato su sto pesce o no?
purtroppo no. Qua in punizione è andata, adesso. È andata male quest'anno, e non abbiamo preso neanche un pesce. Dalle notizie che ci giungono anche dagli altri equipaggi, ce ne sono parecchi che non hanno pescato niente. Comunque abbiamo trascorso 3-4 ore qua in questo bellissimo ambiente, è una giornata stupenda, e siamo sempre felici di ritrovarci. Adesso finiremo con il pranzo e poi le premiazioni, e avremo trascorso una giornata bellissima tra amici ugualmente. Per cui io direi che anche la Star Fishing TV intanto ringrazia, poi comunque ci vediamo anche dopo, giusto Marco? Nel modo evviva alla Star Fishing. Star Fishing TV sempre in compagnia, in amicizia e professionalità. Grazie, Novale. Grazie a voi per il vostro intervento. Dunque avete visto com'è andata, insomma. Allora quest'anno abbiamo deciso di premiarvi il gelato testa, man mano che passate direte al nostro amico il gusto che preferite. No, scherzi a parte, insomma, andate così, niente pesca. Ma noi ci siamo divertiti lo stesso, vero? Perlomeno non c'era l'acqua dell'anno scorso. Vedi la faccia, vedi che soddisfazione. Va bene, andrà meglio un'altra volta, dai. E come capirete facilmente, ci sono dei premi che non si possono assegnare. Quindi il trofeo, l'amo d'oro, non si può assegnare, perché non c'è un primo reale, insomma. Mentre i premi del primo posto, secondo, terzo in alimentari chiaramente li assegneremo per forza, perché essendo beni alimentari sarebbe un vero peccato che andassero a male, no? E quindi noi procederemo a un sorteggio che faremo qui davanti a voi, quindi abbiamo i bambini qua presenti che faranno l'espressione. Come premio l'unico che rimarrà sono le maglie nere, quelle le manteniamo così come tradizione. Siccome generalmente è il premio dell'equipaggio un po' sfigato, lo assegneremo quest'anno agli ultimi che verranno sorteggiati per i premi, per restare in tema, no? Va bene? Allora, ecco, Valle di Ledro con addirittura 4.500 anni di storia sulle palafitte. Qua siamo oggi delle ricostruzioni, giusto Davide? Queste sono le ricostruzioni del 2006, però lì ci sono ancora dei reperti di 4.500 anni fa. Noi abbiamo avuto cultura, pesca, storia, è stata una bellissima gita sicuramente. Mm-hmm. Sono mancati i pesci, però ci sono dei paesaggi veramente che meritano di essere visti. Valle di Ledro, storia, cultura, tradizione, stupendo, Davide? Bellissimo. Grande. Andiamo avanti. Andiamo avanti al capitano.